Eder. Mac. Pallister. Giuseppe Santoleri, un uomo di 75 anni, si è tolto la vita nel carcere di Castrogno, dove stava scontando una pena per l'omicidio della sua ex moglie, Renata Rapposelli, una pittrice di Chieti. Il corpo di Renata fu ritrovato senza vita nel 2017 sul greto del fiume Chietini, nelle Marche, dopo essere scomparsa. La notizia del suicidio, avvenuto ieri, è stata diffusa dalla UILPA Polizia Penitenziaria e dal SAPE. Santoleri era detenuto nella sezione destinata ai detenuti protetti, del carcere di Castrogno, in quanto coinvolto, insieme al figlio, nell'occultamento del cadavere della donna 7 anni fa. Condannato in secondo grado a 18 anni di reclusione, il figlio Simone, sta scontando una pena di 27 anni a Rebibbia. Secondo quanto riportato da Giuseppe Pallini, segretario del SAPE, alle 7 del mattino, il compagno di cella, ha chiamato immediatamente il poliziotto di servizio. I soccorsi sono scattati subito, nel disperato tentativo di salvargli la vita, ma ogni sforzo è stato vano. Pallini ha inoltre sottolineato che Santoleri non era mai stato protagonista di intemperanze e aveva sempre osservato diligentemente le regole penitenziarie, rendendo il suo gesto autolesivo del tutto inaspettato. Il sindacalista ha evidenziato come tali episodi rappresentino un fallimento del sistema penitenziario, spesso incapace di intercettare il disagio dei detenuti più fragili, che vedono nel suicidio l'unica via d'uscita. Siamo costernati ed affranti, un detenuto che si toglie la vita in carcere è una sconfitta per lo Stato e per tutti noi che lavoriamo in prima linea, ha dichiarato. Donato Capece, segretario generale del SAPE, ha ribadito la necessità di interventi urgenti per fronteggiare la costante situazione di tensione nelle carceri italiane, come già suggerito dal sindacato. Nel giorno in cui avrebbe dovuto celebrare l'importante traguardo della specializzazione al sostegno, un'insegnante originaria della provincia di Caserta si è ritrovata vittima di gravi minacce da parte del marito. Come riportato dalla stampa locale, invece di condividere la gioia per il successo professionale della moglie, l'uomo ha minacciato di ucciderla e di darle fuoco, infuriato, perché non era stato incluso dalla donna nei ringraziamenti pubblicati sui social media. Nel pomeriggio di martedì 11 giugno, i carabinieri sono stati allertati dalla donna e sono intervenuti prontamente presso l'abitazione della coppia. Nonostante la presenza delle forze dell'ordine, il marito ha continuato a reiterare le terribili minacce, portando così al suo immediato arresto. La vittima ha sporto denuncia, raccontando che purtroppo non si trattava di un episodio isolato. Da tempo, infatti, subiva ingiurie e violenze psicologiche da parte del marito, con cui è sposata da 30 anni. Fortunatamente, questi comportamenti non erano mai degenerati in aggressioni fisiche. Questo caso rappresenta, purtroppo, l'ennesimo esempio di violenza domestica e soprusi psicologici che spesso rimangono sommersi e impuniti. È salito a 2 il bilancio della tragedia verificatasi ieri a Vittoria, nel Ragusano, dove un cittadino di origine tunisina ha dato fuoco alla casa di famiglia, con uno straccio imbevuto di liquido infiammabile, al culmine di una lite. Dopo la madre dell'uomo, Miriam, 55 anni, deceduta poco dopo che è stato appiccato l'incendio, nella notte è deceduta anche la sorella Same. Aveva 34 anni, era dipendente di una grossa azienda agricola della zona, lavorava in sala innesti. Era ricoverata nel centro ustioni dell'ospedale Cannizzaro a Catania, presentava ustioni sul 70% del corpo, che non le hanno lasciato scampo. Sono ancora ricoverati, in condizioni gravissime, il padre Kamel Zawali, 57 anni, al civico di Palermo, con ustioni sul 40% del corpo, e la figlia più giovane, Omaima di 19 anni, che è stata sottoposta ad un intervento chirurgico, e che tra qualche giorno avrebbe dovuto sostenere gli esami di maturità, nel liceo linguistico Mazzini di Vittoria. A causare l'incendio dell'abitazione sarebbe stato il figlio della famiglia Zawali, 29 anni, in stato di fermo. Secondo le ultime informazioni, è stato bloccato dalla polizia mentre vagava in una zona di campagna. Al culmine di una lite, avrebbe ammassato dei copertoni davanti alla casa, dando poi fuoco, con una torcia avvolta in uno straccio imbevuto di liquido infiammabile. Le accuse per lui saranno pesantissime: omicidio volontario premeditato, aggravato dalla crudeltà e dal vincolo familiare, tentato omicidi. Il giorno successivo all'incendio devastante scoppiato in un'autofficina di Milano, che ha tragicamente causato la morte di una famiglia di 3 persone, l'edificio situato in via Fra Galgario mostra ancora i segni evidenti della tragedia. La facciata è marchiata da macerie e fumo nero fino al 5° piano. Davanti ai campanelli dell'edificio, qualcuno ha lasciato un mazzo di fiori in memoria di Silvano Tollardi,
Leonardo, della moglie Carolina De Luca e del figlio Antonio, deceduti nel loro appartamento. Oggi, i vigili del fuoco sono tornati sul luogo dell'incendio insieme alla polizia scientifica per proseguire con gli accertamenti. Davanti all'officina sono ancora visibili calcinacci, alcune gomme impilate e un paio di bombole di gas. Daniele Panza, dirigente vicario dei vigili del fuoco, ha dichiarato: "È evidente che l'incendio si è propagato molto velocemente, con effetti importanti. Bisogna capire quale sia stata la dinamica, le fiamme hanno investito gli appartamenti che si affacciano sulla strada. Di questi, solo due erano abitati, uno era l'appartamento della famiglia Tollardo, e l'altro, situato all'ultimo piano, è abitato da una donna di 63 anni. Questa donna è stata portata in ospedale in stato di shock e resterà sotto osservazione fino a oggi, quando dovrebbe essere dimessa." L'assessore alla sicurezza e protezione civile, Marco Granelli, ha spiegato che le stanno cercando un albergo poiché il suo appartamento è inagibile. "Se ci dovessero essere problemi interverremo noi", ha aggiunto. Gli altri abitanti dell'edificio, che vivono nella costruzione situata dietro il cortile e non sulla strada, hanno potuto fare ritorno ai loro appartamenti già nella notte, dopo che i vigili del fuoco hanno verificato la sicurezza dell'androne del palazzo e riattivato i contatori dell'elettricità. Tuttavia, non è stato possibile ripristinare l'energia nelle parti comuni, motivo per cui la protezione civile ha installato una torre faro nel cortile e ha illuminato le scale. Oggi, Unareti dovrebbe provvedere al ripristino della fornitura di gas. Una festa di compleanno, a base di alcol e musica, che è finita in tragedia per un ragazzino di 15 anni, Tyler Mason, che è precipitato dal 35esimo piano del palazzo, in cui si stava festeggiando. I video registrati con il cellulare dal giovane, permettono di ricostruire una cronologia della serata, a cominciare dal video, in cui lo si vede nell'ascensore dell'hotel, emozionato per la festa e per il luogo in cui si trovava. Una cronologia, però, a cui mancano dei particolari che rimangono da chiarire. La festa ha avuto luogo il 14 marzo al Meriton Hotel a Parramatta, nella zona ovest di Sydney. Secondo le ricostruzioni, Tyler avrebbe bevuto 3 drink nel giro di 5 ore e si sarebbe sentito male a partire dalle 22 di quella sera, iniziando a schiumare alla bocca e non riuscendo a camminare o a parlare bene. Sarebbe stato messo nudo nella doccia e poi fatto sdraiare su un divano dell'hotel mentre era in corso un litigio tra gli altri ragazzi, uno dei quali brandiva anche un coltello. Non è chiaro cosa sia avvenuto esattamente, in quel lasso di tempo, quello che è certo è che Tyler Mason sia caduto intorno alle 23:30, dal 35esimo piano dell'edificio. Sebbene in un primo momento si sia pensato al suicidio, per spiegare la dinamica della tragedia, è stata la zia Jo, Ellen Hall, infermiera, a fare in modo che si indagasse più a fondo su cosa sia successo quella serata, dopo aver appreso dettagli che rendevano la morte del ragazzo molto sospetta, come il fatto che si fosse sentito così male, o che fosse stato spogliato. Proprio la zia si era presa cura del ragazzo fino al momento della sua morte, in particolar modo, da quando la madre di Tyler, che da tempo combatteva con la dipendenza da droghe, è deceduta lo scorso febbraio, in seguito a un incidente stradale. Il ragazzo è stato affidato quindi alla Big Brown House, un'organizzazione che si occupa di assistere bambini e famiglie vulnerabili, nella quale sarebbe dovuto rientrare, massimo entro le 21, la sera della festa, come imposto dal coprifuoco. Si ritiene che sia stata proprio l'organizzazione a chiamare la polizia, quando non hanno visto tornare il ragazzo. Tyler era noto alla polizia e aveva trascorso del tempo in carcere minorile, e dopo la morte della madre, era tornato a frequentare la scuola, ha fatto sapere la zia al Daily Mail, la quale ha appreso della morte del ragazzo la mattina seguente alla festa, e che ora sta facendo tutto il possibile perché si faccia chiarezza sui fatti. Il Meriton Hotel ha affermato che è stata fornita assistenza alla polizia per le indagini, e entro fine mese dovrà essere presentato al medico legale un rapporto completo sulla vicenda, sul quale si potrà stabilire se avviare o meno un'inchiesta. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.